Ciao a tutti, questo primo video per inaugurare una nuova rubrica che adesso vedrete con Rita e Laura da Pisa, esperte di macrobiotica, che ci parleranno della macrobiotica e in questo caso la macrobiotica e le emozioni. Quindi è interessante il punto di vista di Rita e Laura, ad esempio per capire gli emotivi e gli iperlogici. Vi lascio a questo bellissimo video di Rita e Laura. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao Laura. Ciao Rita. Bene, siamo qui perché siamo due appassionate dei video di Massimo e lui ci ha dato questa opportunità di Sì. parlare anche dei nostri interessi. Io mi occupo di cucina, macrobiotica da molto tempo e insomma, di cucina in generale perché mi piacciono anche altre, diciamo, cucine, non necessariamente soltanto la macrobiotica. Io mi occupo di fitoterapia e tutti i rimedi naturali e siamo molto appassionate di questi argomenti, ma abbiamo approfondito anche gli argomenti di Massimo Taramasco Sì, quest'estate. sulla seduzione ci è piaciuto molto, ci sono piaciuti molto i suoi interventi. Abbiamo compreso questa sua distinzione tra emotivi ed iperlogici, e Iperlogici. questa è stata la cosa più interessante perché queste due, diciamo, categorie ci hanno fatto pensare a due aspetti nei quali parla la macrobiotica, no? Cioè il Sì. fatto che questi iperlogici potrebbero corrispondere a quelle caratteristiche che la macrobiotica definisce come contraenti, quindi Sì. qualcosa di chiuso, di concentrato, e altre caratteristiche, nel caso degli emotivi, che possono corrispondere agli espansivi, cioè qualcosa che è tutto sparato in aria e fuori dal suo centro. Questo potrebbe essere un collegamento. E poi ci siamo dette, ma come possiamo collegare le due tipologie? Attraverso il cibo. Quindi il cibo e la scelta del cibo in qualche modo ci potrebbe aiutare a dare dei consigli agli iperlogici affinché si Emotivi. smollino un po', siano un pochettino Sì, più sciolti. proprio sciolti, e gli emotivi magari perché si rafforzino un pochettino di più. Perché come ci ha Sì. detto Massimo, per quanto riguarda gli emotivi, le loro passano dal pianto al riso facilmente, quindi l'emotività abbomba. E L'iperlogici. l'iperlogico invece che tutto chiude, ti Chiude. trattiene, tiene tutto chiuso dentro, Rigido. le sue rabbie, il suo risentimento, eccetera, eccetera. E quindi, essendo la nostra una preparazione legata alla macrobiotica, volevamo soltanto dire due cosine sulla macrobiotica. Cos'ha la macrobiotica, Rita? Allora, Quante volte te l'ho sì, chiesto, infatti, tante ma. volte ne abbiamo parlato. Beh, dal punto di vista etimologico, cioè significa. Chiaramente la derivazione greca significa semplicemente una lunga vita sana e felice, in E realtà è chi è che non questo. vorrebbe averla? Esattamente, è uno dei nostri obiettivi, noi ci puntiamo sempre, almeno Sì. cerchiamo di applicarci in questa direzione. E però la sua origine è orientale, ma noi siamo qui in Italia, in pieno Occidente, e quindi facciamo in modo che di prendere la filosofia che c'è dietro la macrobiotica, che è veramente molto interessante, che ci può aiutare anche a capire meglio questa distinzione tra di Massimo, tra iperlogici ed emotivi, perché comunque è sempre una distinzione legata alla condizione, cioè come Massimo ha detto tante volte, non si nasce iperlogici, ma si diventa, nasciamo tutti emotivi e quindi il bambino nasce emotivo, poi però per vicissitudini, problematiche della vita, eccetera, si diventa Certo. iperlogici. Quindi cioè, si tende a corazzarsi, no? Questo ci ha Sì, spiegato. e quindi a diventare iperlogici E quindi anche. a chiudersi in un certo Chiudersi. modo. E incredibilmente anche il cibo fa questo, perché il cibo si nutre di energie. Quindi le energie possono andare in due diverse direzioni. Un'energia può essere di chiusura, e quindi c'è un cibo che chiude, e quel cibo Sì. che chiude non aiuterà tanto l'iperlogico ad aprirsi, perché la direzione è esattamente la stessa, quindi Infatti, non anzi, serve. E aumenterà. all'emotivo invece servirebbe strutturarsi in qualche modo, e il cibo è in grado anche di strutturare. Quindi se vi può piacere questa nostra direzione, noi siamo soprattutto amiche, il nostro è uno scambio sempre quotidiano, di punti di vista, anche emotivo a volte, no? Perché comunque non è che si è sempre
su di morale, sì, comunque, cioè, no, ci, infatti, ci si confronta, ci divertiamo molto. Questa è la casina nella quale viviamo, che è vicina. Viviamo in Toscana, sulle colline di Pisa, e ci vogliamo divertire anche nel proporre a voi queste nostre, magari questi nostri piccoli incontri. Possiamo anche far seguire qualche piccola lezioncina di cucina, cose molto semplici, perché come diciamo sempre noi, anche l'iperlogico torna a casa la sera affamato, incazzato, e dice: cosa ci mangia qui? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa hai preparato? Moglie mia, e magari si trova, qualcosa di, no, di non così soddisfacente. Poi comunque dedicare il tempo al cibo, lo sapete, è sempre più difficile, però è importante riprendere in mano la propria vita. Abbiamo detto anche tante volte che la seduzione passa anche dall'aspetto fisico. Sì. E quindi consumare e scegliere per noi del cibo sano, che ci permette anche di essere più belli, più in salute, più in linea. Non dico che dobbiamo essere tutti magri, stecchiti, rinsecoliti, no? Però stare in salute, sì, stare bene con noi stessi. E soprattutto un'altra cosa importantissima è che il cibo è in grado di modificare l'umore. Questa secondo me è una grande possibilità che il cibo ci dà. È in grado di modificare l'umore, ma è in grado di darci stabilità anche emotiva. E questo è quell'equilibrio che noi cerchiamo. E allora, se ci dà tutto questo e in più ci fa essere belli o belle e ci aiuta a sedurre, se è questo che vogliamo, perché se vogliamo sedurre, perché no? E che il cibo sia la nostra seduzione a questo punto.